Sara Seccia, consigliere Movimento 5 Stelle di Roma, per cui a nome appunto della Giunta Raggi su questo tema, due domande secche per lei. La prima è: che cosa pensa di quello che ha appena detto Pierpaolo Baretta? Sarà la proposta sulla quale lavorerete, andrete avanti? È certamente diversa da quella, come dire, dagli elementi che erano usciti e di cui parlano i giornali oggi, cioè mi sembra che abbiamo capito qualcosa in più. E poi, quanto è delicato questo tema, no, Sara Seccia? Perché la questione di dire lontano da tutte quelle zone pedonali, per esempio, è passata a Roma come linea, tutte le sale gioco finiscano in periferia. Seccia. Guardi, mi faccio spiegare questa cosa perché credo sia fuorviante, non è esattamente questo che noi avevamo sostenuto. Innanzitutto dobbiamo dire che il regolamento non è ancora passato in aula, quindi non è stato approvato, quindi non c'è nulla in questo momento. Attendevamo proprio la conferenza unificata di oggi, l'abbiamo anche ripreso in aula la scorsa volta, quindi anche per capire insomma se attraverso le linee guida o ciò che le risultanze che ci saranno oggi nella conferenza... Per questo ho parlato di rischio di equivoci, Sara Seccia. Sì. E per quanto riguarda appunto la distanza, premettiamo il fatto che la legge regionale del Lazio non prevede un distanziometro, sì. Quindi non prevedendolo si rimanda alla legge nazionale che rimanda a sua volta alla legge regionale, quindi qui nel Lazio non abbiamo un distanziometro. Quindi però non si tratta di zone pedonali quelle che noi abbiamo indicato, abbiamo semplicemente recepito i luoghi sensibili già previsti dalla legge regionale numero 5 2013 del Lazio, quindi non abbiamo inventato nulla di nuovo. Sono d'accordo con ciò che sostiene il sottosegretario Baretta per quanto riguarda la sensibilizzazione al cittadino, quindi all'individuo, anche quello più vulnerabile, quindi sì. Anziani, minori, eccetera, sì. Premesso che poi il gioco ai minori è vietato, quindi. Sono però a dire una cosa, che è vero che bisogna sensibilizzare e quindi fare campagne contro, non dico contro, ma comunque facendo capire al cittadino che c'è un rischio nel giocare e quindi si può incorrere in una vera e propria dipendenza. Il problema è che molto spesso capita di vedere in TV degli spot appunto che rimandano all'incitazione sul gioco, dicendo anche sì, il gioco fa male, gioca responsabilmente. Non lo si fa neanche in orari troppo in là, è vero, si fa ad una certa ora, ma comunque i ragazzi sono ancora svegli a quell'ora, quindi il problema non si risolve in questa maniera. Una volta queste pubblicità neanche c'erano. Sicuramente sarebbe utile una campagna sensibilizzatoria contraria, quindi andando anche a fare delle campagne di sensibilizzazione nelle scuole, proprio tra i cittadini, cercando di far capire qual è il vero pericolo di questa cosa, perché quando il cittadino passa dal semplice gioco per divertimento al gioco che diventa patologico, non ci si accorge. Infatti, guardi, Sara Seccia, ormai... su questo io penso che un messaggio che è arrivato che dice: ma qual è la differenza tra gioco patologico e gioco normale, messo tra virgolette? Molte delle risposte potranno arrivare anche da chi ci aiuterà nella seconda parte di questa trasmissione.